La storia di Sereste Kama e di Ruth Williams è la storia di un grande amore, nato e andato avanti nonostante le avversità. Una storia da film che infatti sarà raccontata in A United Kingdom, nelle sale dal 2 febbraio, ma anche e soprattutto una vicenda vera, vissuta da personaggi realmente esistiti. Sereste Kama infatti non è il frutto della fantasia di un regista, ma un personaggio politico veramente esistito, nato nel 1921 a Serowe, nell'allora protettorato britannico del Bechuanaland. La sua nascita aveva favorito la riconciliazione fra suo nonno e suo padre e per questo venne chiamato Sereste, che significa argilla che tiene uniti. Sereste è erede al trono del Botswana, studiò a Londra, si laureò a Oxford e iniziò la professione di avvocato. Proprio a Londra conobbe Ruth Williams, impiegata di pelle bianca, e se ne innamorò, dando il via a quella storia d'amore che avrebbe cambiato la storia. Sereste e Ruth furono infatti costretti all'esilio a causa delle pressioni del Sudafrica sul Regno Unito, che non accettava di avere il sovrano di un paese confinante sposato con una donna bianca. All'epoca, era il 1950, era appena stata istituita l'apartheid. L'esilio di Re Sereste scatenò nel mondo una protesta accorata, soprattutto da parte di chi difendeva i diritti umani. Alla fine, nel 1956, l'Inghilterra consentì al rientro in patria di Sereste. Da lì partì la sua inarrestabile ascesa politica, che lo portò nel 1965 a diventare il primo presidente del Botswana indipendente. Sotto la guida di Sereste Kama, il Botswana, paese nato poverissimo, attraversò un momento di splendore e solidità economica. Poco prima della sua morte, avvenuta per malattia nel 1980, riuscì a contribuire in modo fattivo anche all'indipendenza dello Stato dello Zimbabwe. Per l'Africa Sereste Kama è stata una figura importante e riconosciuta, sebbene la sua storia personale fosse poco nota. E se ne sono accorti attori e produttori di A United Kingdom, quando sono andati a girare le scene nei luoghi veramente vissuti da Sereste e Ruth. Lì si sono resi conto che i loro concittadini non conoscevano la storia. David Oyelowo, il protagonista del film, ha dichiarato: "Per me è United Kingdom, l'amore che ha cambiato la storia, non è un film sul matrimonio interrazziale, ma sul potere di innamorarsi di un altro essere umano facendoti strada in un mondo che disapprova e ostacola questa unione. L'ho sperimentato io stesso, ho ricevuto osservazioni sul fatto che alcune persone avrebbero potuto essere infastidite dal mio matrimonio. Sì, perché l'attore è sposato con l'attrice bianca Jessica Oyelowo, ma non come fu per quello di Ruth e Sereste, che si sono sposati 70 anni fa in un momento storico molto diverso. Nonostante tutto sono rimasti insieme e hanno cresciuto anche 4 figli. Ho pensato che fosse un argomento molto stimolante per un film."